ad un nuovo episodio, al secondo episodio di Resident Evil 5. Dopo aver evitato la morte, una brutta morte, con un'orda veramente interminabile di magini, si chiamano questi, possiamo proseguire la nostra strada. Mentre Sheva già è andata dove dobbiamo andare. Aspettami un minuto però, porca miseria. Ok, scendiamo qui perché dobbiamo prendere qualcosa. Oh, 400 monete, vabbè. Io non so dove se le mette tutte queste monete. Ok. Diciamo che la prima boss fight l'abbiamo fatta. Che sarebbe stata... cioè sarebbe... quel gruppo di... quel villaggio di Magini, compreso la Baia. Io mi porto soltanto la pistola con 10 munizioni, ma siccome ho il fucile e la mitraglietta, sto a posto così. Ok, questa scala rotta in teoria può essere liberata così, con un salto, un triplo salto carpiato che manco Tania Cagnotto dovrebbe fare. Ok, è giusto un salto per vedere che è chiuso e non possiamo fare un cavolo. Qui c'è una signora. Iniziamo a sprecare i colpi così. Sono biodegradabili. Che sto facendo? Continuando tutti i colpi. Oh, aspetta, mi ha detto mostro. Mi muovo. Ah, vedi. Cazzo tu! Altro cazzo tu! Tieni! Hai 83 munizioni, eh! Madonna mia! Lascialo, lascialo, ti pesto io, maledetto. Allora, vieni qui, facciamo di nuovo il super salto. E me l'hai dato. Le munizioni dopo me le devi dare, eh? Quelle della mitragliata, perché io ti do quelle della pistola. Ok, chiave del vecchio edificio. Questo pugno, pugno, no, pestone di nuovo, no, e lì c'è un'altra cassa. Un piccolo tesoretto che ci stiamo facendo. Okay.
Lascialo venire a questo. Lascialo a me, credo un bel posto. Vediamo se fai di nuovo il simpatico. Per avere qualcosa, no. Roger. 5 munizioni, mamma mia, ti sei sforzato. Un bel cazzottone, ti è? E anche un bel pestone. Cazzottone. E pestone. Sei pronto? Non mi sembra proprio un messicano. A te, perché altrimenti ogni minimo pestone a te e pestone a te. Tu lo sai come la devi dare qua. Allora, vediamo, prendiamoci questo bello orologetto da taschino. E adesso c'è lei. Abbiamo tutte e due la doppietta, semplicemente perché ieri avevo fatto il secondo livello e mi si è bloccato, e quindi sono rimasto con la doppietta e ho rifatto il livello. Ora sì che possiamo andare dalla nostra amica. Forza di pestone, maledetta te. Thank you.
mancano crema. E fallo salire, cavolo, se adesso c'è una cosa, guarda, quella carteficcia antica. Tanto sono munizioni che ti dovevo dare a te, quindi. Okay. Ultra colmo. Questa bella palazzina tutta nuova, appena restaurata, ristrutturata. Uno, due e tre. This. It's data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Quello è Irving. Oh, you gotta get it to HQ. Hey, hey, hang in there. I saw someone. But they ran away. Kirk, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. I don't like the looks of this, but we have to keep moving. Siamo prima di proseguire. Perché sempre quello si c'è qui. Ok. Okay. Cioè io sono proprio pieno, ultra pieno,
Non mi entra più niente, soltanto le munizioni che sto trasportando io. No, porca miseria, non è alla fretta. L'alto forno. Vediamo male, vedi? Pure Sheba è stracolmo. Chiave della fornace, vai, andiamo a fare questo ulteriore servizio, e poi guardate Chris quanto cavolo è lento, per inserire una chiave. Te ne potevi andare, faccio così, e te lo schivavi, va. Rovesciamo. Ok. Pure questo. Fermati. Venire da qui. Fatti inseguire. Dai. Sì, sì, sei morto, amico, brucia. Cioè noi in due l'abbiamo ucciso, quelli in 25 quando cacchiera erano molto entrati di capire questa cosa, scusa un po'. Due stanze c'era, quella principale lì e questa. Non sono stati in grado di capire. Ma vedi, non possiamo prendere l'oggetto perché si è sciolto insieme. Perché se avessimo ucciso quell'Uroboros senza la fornace l'avremmo preso. Ok, adesso sei veloce. Ah. Una bella valigia. Meno male che ce le lasciano quelle cose. Okay.
okay. Come on, take it. Roger. Take it. Okay. Prendi tu. Prima scendo poi sali. Non potevate salire. Boh. O siamo saliti pure prima. Non penso. Questo deve credere sempre, sempre a quest'ora di gridare questo bambino. Questa Irving, quel deficiente di Irving, che sta mi inseguendo. Ma che faccio da stupido. Got it. What was that thing? BOW, that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. Only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe we may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! Chief, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! Ever get the feeling you're expendable? Ah, se viene la squadra Delta, qua siamo a posto, abbiamo vinto già. Ok, fine del capitolo 1 di 2. Beh, dai, questa volta abbiamo fatto 6 S come punteggio, rango, quindi 1000 punti puoi visualizzare il dossier della BSA negli archivi. Ok, allora per questo episodio finisce qui, noi ci rivediamo nel prossimo episodio sempre qui a Resident Evil 5. Ciao.